Il Real Satan e l'RVT Services, con i padroni di casa che cercano la terza vittoria consecutiva in questo inizio di torneo e gli ospiti che invece cercheranno di mettere in cascina i primi punti stagionali. 2015 a centrare due successi, adesso Lulli si appoggia ancora al proprio ultimo uomo, poi è Simone Mirante, attenzione, palla sul mancino, lo esplode Mirante e trova subito il vantaggio, dopo nemmeno un minuto il Real Satan. Gli avversari nella seconda giornata di gara, mentre attenzione, torniamo in cronaca perché arriva il gol del 2-0 al nono minuto del primo tempo, il raddoppio del Real Satan. Simone Mirante che ce l'ha sul mancino, punta il diretto avversario, va a un tiro che in realtà è un passaggio e poi Kerchi cosa si divora per la Real Satan, che comunque torna addirittura nella propria metà campo. Lulli, il pallone lungo a cercare Venditti, che fa 3-0 e trova la doppietta personale. Che, dopo una. Attenzione, però, torniamo in cronaca perché Venditti trova ancora una volta nel primo minuto di gioco il gol alla Real Satan, con Venditti che fa tripletta. Tutti porta a casa un corner, corner battuto ora. Ferrara in qualche modo, e poi c'è un gol bellissimo di Riccardo Conti, una legnata del numero 9 al sesto minuto del secondo tempo. Controllo e parte il contropiede dell'RVT con il destro in porta da parte di Aniello, è 4-2, dimezzato lo svantaggio, un contropiede micidiale con Daniello glaciale. Ancora Kerchi, sbagliato il tocco, ci arriva comunque Lulli che va al mancino e fa 5-2, ristabilisce un triplice margine di vantaggio la formazione in maglia bianca con il gol di Daniele Lulli. Finita la porta, poi Costantini prova con il mancino e poi c'è la chiusura di Venditti, il numero anche di Venditti, poi però chiude la retroguardia, arriva Mirante e poi serve Venditti che fa 6-2 e trova il poker personale, ristabiliti 4 gol di vantaggio. Tocca in fallo laterale, ancora una volta Venditti scatenato, 2 contro 1 Venditti, tocca per Oltremarini che fa 7-2. Continua ad attaccare e a trovare la rete la Real Satan, contropiede micidiale dei bianchi. Ferrara contro Ramaioli, due estremi difensori. Parte Ferrara, una legnata sotto la traversa, che vuol dire 8-2 Real Satan. Non riesce a concludere e arriva il triplice fischio del direttore di gara. Vince la Real Satan, che nella terza giornata di gare, qui nella Virgin Cup, piega per 8-2 allo Sport City l'RVT Services. Ci impegniamo molto, cerchiamo di impegnarci il più possibile, tutti danno il proprio contributo e cerchiamo di fare serie anche se a volte non andiamo proprio bene. Noi giochiamo spesso in questa maniera, loro calciano, io blocco palla e esco per fare la superiorità numerica, quindi cerchiamo spesso di fare la superiorità numerica verso l'area e segnare il più possibile. Poi oggi ho esagerato pure io un pochetto, poi esagero sempre, quindi. Abbiamo sì perso, però siamo fieri di questo risultato e della partita che abbiamo giocato. Sì, anche perché come già detto questo schema funziona e l'abbiamo dimostrato oggi, anche se abbiamo perso e la prossima partita vinceremo, si spera del risultato.